Il 27 e 28 agosto è andato in scena ad Imola l'Historic Minardi Day 2022, prima edizione dopo la pandemia che ha visto partecipare 13.000 appassionati, provenienti da tutta Italia e non solo. Tantissime vetture che hanno girato in pista per la gioia del pubblico presente. Formula 1, Formula 2, GP3, prototipi, Gran Turismo, per una scoppiettante celebrazione del grande motorsport. Presente anche al Alpine Center Italia Roma-Milano con oltre 90 test drive delle nuove A110, realizzati in collaborazione con Adrenaline 24H. Giancarlo, c'era tanta attesa durante questi mesi che hanno accompagnato la tappa di avvicinamento a Minardi Day, c'era la percezione di un sicuro successo e non ci ferma neanche la pioggia. Questo è grazie ai tanti innamorati di questo sport, degli appassionati che oggi sono venuti sulle rive del San Pedro, che nonostante la brutta stagione, stamattina con sole, hanno onorato tutto il lavoro che io, mio fratello e mio nipote abbiamo fatto in tutti questi 6 mesi per cercare di migliorare l'Historic Minardi Day. La pioggia ci accompagna in tutto il nostro tragitto, domani sembra che sia bel tempo, speriamo bene e andiamo avanti. L'importante è che il pubblico riesca comunque a vedere da vicino quello che sono i gioielli del passato, del presente, e che siano contenti di stare e di vivere qualche ora con noi. Senti, cosa ti dicono gli appassionati che ti vedono? Questa è la vera rappresentazione dinamica della storia dell'automobilismo. Mi ringraziano per quello che facciamo vedere, in realtà sia quantitativamente che qualitativamente siamo cresciuti. Ci sono delle macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo, vedi le Tyrrell di Martini, le Ferrari, le Jaguar, la Toyota, quindi in Formula 1 c'è tutto e di più. Come ci sono tanti prototipi, tante vetture stradali molto interessanti e molto belle. Ma tutti quanti mi ringraziano, sono tutti contenti, ripeto, oltre alla pioggia, mi fa piacere che questo atto di fiducia, di stima e di amore sia nei confronti della mia famiglia, in modo particolare nei confronti del nostro sport. Vogliamo cogliere l'occasione per fare un ricordo a Nando che ci ha lasciato inaspettatamente e prematuramente, devo dire che ci manca molto. Un anno fa era qui con noi, una parte del successo di quello che stiamo vivendo oggi è merito suo, perché per 5 anni è stato un attore principale di questa manifestazione. Abbiamo coinvolto sua figlia Elena in un veloce turnover e apprendistato da rookie, è stata molto brava e abbiamo cercato di sfruttare tutto quello che lui ci ha lasciato come ricordo e lo abbiamo qui con noi indipendentemente da che non ci sia. Per questi Minardi Days abbiamo portato due Alpine, la prima è la 110 GT4 e questa è una LMP2 e il telaio 001, il primo che Alpine ha fatto per ricominciare a fare delle gare. E questa macchina ha fatto 4 volte Le Mans, ha vinto una volta e l'unico modello è Marca che ha vinto 2 volte il WEC in 2014-2015. È un'atmosfera che è stupenda, veramente anche quest'anno dopo il Covid è veramente un momento magnifico, c'è tante gente, tante macchine, veramente c'è tutto, il sole, siamo molto contenti di essere qui. A Minardi Day presento questa novità perché la mia Dallara stradale 777, che però da gialla storica ha una nuova livrea, una livrea che è un omaggio al pilota Alex Zanardi, ma soprattutto ha un suo sorpasso che per gli americani è The Pass. C'è talmente bello ed emozionante, è stato fatto nel 1996 a Laguna Seca, penso che molti appassionati se lo ricorderanno, un sorpasso impossibile all'ultimo giro con il quale Alex Zanardi con la Reynard ha vinto appunto la Formula Indy. Sulla Dallara abbiamo messo la livrea, questa fiamma gialla, il numero 4, e c'è un codice QR che riporta proprio al sorpasso epico di Alex Zanardi. Qui a Minardi Day, in questa grandissima festa tra gli appassionati, direi sicuramente l'evento più emozionante, secondo me, fatto in Italia.
Anche nel 2022 la Scuderia del Portello è lieta di partecipare all'Historic Minardi Day, grande manifestazione sportiva in pista che ripercorre la storia dell'automobilista italiano e non solo. Noi siamo ambasciatori dell'Alfa Romeo, Scuderia del Portello, con il proprio museo dinamico delle Alfa Romeo storiche da competizione, in un anno che per noi è molto importante perché stiamo celebrando i 40 anni appunto della Scuderia del Portello, con vetture che ripercorrono un po' tutta quella che è la storia dell'Alfa Romeo nelle corse, dalle monoposto Formula 3 motorizzata Alfa Romeo, la 33 TT3 che fece a Targa Florio nel 71, vetture GT, vetture Super Turismo, insomma siamo sempre presenti, 11 vetture in tutto, e in esposizione la Benetton 183T Alfa Romeo e la GTM portata qui all'Historic Minardi Day per commemorare il ricordo di Massimo Larini, che con la GTM perse la vita a Spa-Francorchamps nella 24 ore del 1973, dove c'è stato un momento di ritrovo con i suoi familiari, con Carlo Facetti, suo compagno di corse, che hanno deciso molto gentilmente di donare alla Scuderia del Portello per i suoi 40 anni un trofeo alla memoria.